Oggi riparte in positivo il cinema in piazza, cercando di ridare a tutti l'occasione di distendere le tensioni sociali e di vivere collettivamente il cinema sul grande schermo nelle piazze storiche della città di Roma. Speriamo sia un anno positivo, un anno in cui apriamo un nuovo spazio della città, che è il Parco di Montecioccia al cinema, e riportiamo lì con Carlo Verdone, Brutti Sporchi e Cattivi di Ettore Scola. E poi aspettiamo i videocollegamenti con Rights e Wenders e l'arrivo di Gusturizza, Ken Loach, Rupert Everett e tantissimi altri ospiti italiani, da Gianfranco Rosi, Pietro Marcello, fino a Ferzan Ospetek, che siamo felicissimi di avere qui con noi, come Serra Ilmaz. Rispetto agli ultimi anni l'associazione non è granché mutata, qualche ragazzo si è aggiunto, qualcuno naturalmente ha preso altre strade, ma grosso modo i 25 ragazzi sono rimasti 25 ragazzi, l'associazione è sempre il Piccolo America. È cambiato che il 30 settembre inauguriamo il nostro primo cinema, quindi diventeremo esercenti cinematografici tutto l'anno. Tutti distanziati, graziole, prenotazione, igienizzazione del microfono nel passaggio da una persona all'altra. Quindi i posti sono distanziati? Distanziati per piazzole, conviventi in piazzola uguali, non conviventi no. Allora, finisco al volo, una giornata importante. Non commento, grazie. È qui, sono qua, segnale a chi è qui. E viva il cinema. Esatto. Vabbè, lo dica, ministro, viva il cinema. Viva il cinema. Veniamo da un anno e mezzo durissimo nel quale tutti abbiamo dovuto rispettare delle prescrizioni anche molto rigide, chiaramente, che riguardavano, no, il distanziamento e tutto. I ragazzi giovani sono quelli che sicuramente hanno sofferto di più la necessità di non poter stare insieme, il che non giustifica assolutamente gli episodi di violenza che sono accaduti, ma rioccupare le piazze con delle iniziative sane di socializzazione, di cultura, sicuramente darà delle alternative a chi in questo momento ha bisogno di incontrarsi, di stare insieme, e abbiamo bisogno di guardarci negli occhi e poter tornare a essere una comunità. Ripeto, tutto questo non giustifica ciò che è accaduto, la violenza non si giustifica mai, è però necessario iniziare proprio a ristare insieme, sempre con le regole, perché avete visto temperatura, mani igienizzate, distanziamento, mascherine. Questo, non siamo ancora fuori dalla pandemia, i dati ci dicono questo, siamo in recessione ma ancora abbiamo un pezzo di strada da fare, però piano piano dobbiamo ricominciare a vivere con le nuove regole, ma dobbiamo ricominciare a vivere. È quello che volevamo, e cioè che uno dei ponenti più brutti della storia del nostro paese, dell'Europa e del mondo finisse, e sta finendo, e sta finendo grazie al coraggio di tutte e di tutti, di quelli che hanno resistito, e l'Italia che verrà dovrà essere più bella di quello che c'era, però con alcune cose belle come la cultura. E grazie ai ragazzi e alle ragazze dell'America, perché hanno tenuto duro e ci regaleranno ancora una volta un'estate meravigliosa. Vedere le persone che ridono, si incontrano, hanno meno paura e grazie alla cultura stanno insieme, è veramente una cosa che riempie il cuore. È vero che il digitale, studiare a distanza, parlarsi a distanza, fare le riunioni a distanza, ci ha aiutato comunque ad andare avanti. Però non c'è dubbio che il rapporto fisico umano di vicinanza, di scambio di idee, dello stare insieme, di riempire le piazze non con il degrado ma con la cultura, è qualcosa che è utile a rimanere esseri umani, perché noi siamo anche le relazioni che stabiliamo. Quindi la forza delle iniziative dei ragazzi dell'America, le tre arene che faranno, l'impegno tutta l'estate, è il contributo più bello che si può dare alla Roma post-Covid, all'Italia post-Covid. Per questo noi ci abbiamo sempre creduto ed è importante starci.